Gliel'ho già dato il numero. Una banale colecistectomia e una ragazzina diventa come il paziente inglese. Come mai? Una reazione allergica a qualche farmaco. Cameron, C-A-M-E-R-O-N. Questo è il mio ufficio. Io parlo, ci sono persone che lavorano per me ma non ascoltano. Spiegatemelo. Dritter ha bloccato il mio conto. Loro controllano il proprio, io ho chiamato l'avvocato. Chiama quello di Wilson, ti spiegherà come e perché ti hanno fregato. La bambina non aveva mai sofferto di allergie. Devi parlare con Dritter, gli devi dire di smetterla. Sì, bel piano, è proprio un tipo aperto al dialogo. Beh, ecco il piano, non fare niente. Per passare il tempo occupiamoci della paziente. I calcoli sono di bilirubinato di calcio, pigmentari. Il che non ci dice niente. Al momento del ricovero aveva una leggera febbre e una moderata anemia. Questo più i calcoli indicano un'infezione batterica. Un'infezione batterica non causa un rash vescicolare. E non fare niente non è un piano, è chiaramente l'assenza di un piano. Le tagliamo il pancino. Le brutte bestioline scappano, si sparpagliano, infettano le ferite e pam! Rash vescicolare. La reazione allergica è mille volte più probabile, con o senza precedenti. Febbre e anemia possono essere sintomi della pancreatite. Pronto? La ringrazio molto. Il conto è bloccato. La ringrazio molto? Non è colpa sua. Al mio non c'è ancora arrivato. Vado a prelevare di corsa tutto quello che c'è. Il pranzo tocca a me. Fatele uno scratch test per eventuali allergie e quando risulterà negativo datele antibiotici ad ampio spettro. I bulli sono bulli. Se li ignori non si divertono. Ora fate quello che ho detto prima che vi infili la testa nel water.